Ciao ragazzi e benvenuti alla seconda puntata della serie del venerdì chiamato In Breve. Oggi abbiamo, sempre grazie a Guitar Shop, il pedale Tone Bug del Fuzz della T-Rex. Non perdiamo tempo e andiamo a sentirlo. Poi le considerazioni finali. Ok, se settiamo il potenziometro del Fuzz a 2,5, il Tone a 3,5, 4 e Leve alla 3. Abbiamo un suono di accompagnamento un po' alla Hendrix. Secondo suono che ho scelto per voi è con il Fuzz a 5 e mezzo, 5 e mezzo, 5, il Tone a 4 e mezzo, 5, il Level a 3 e abbiamo un suono molto Eric Johnson. Per l'ultimo suono ho scelto l'estremo, quindi mettiamo il Fuzz a 10, il Tone a 10 e di conseguenza anche il level e sentiamo cosa ne viene fuori. Ho persino paura a schiacciarlo. Come avete sentito, il Tone Bug è un fuzz moderno, non di quelli zanzarosi, forse un po' anni 70. Questo è un fuzz veramente utile, anche nei generi più moderni, perché normalmente il fuzz, diciamo che è un po', con l'avvento delle distorsioni, il fuzz è venuto un po' meno, anche perché era difficilmente controllabile. Questo è una via di mezzo tra una distorsione e un fuzz, ha le caratteristiche giuste. Di cattiveria di un fuzz, ma la controllabilità fondamentalmente di una distorsione. Come avete sentito, va benissimo anche da mettere sotto come un accompagnamento un po' crunchy. È fantastico veramente per dare calore invece a degli assoli, come appunto fa Eric Johnson. E poi diciamo che se si porta all'estremo il suo carattere fuzz proprio più puro, viene fuori. Quindi diciamo che lo potete usare sia per quanto riguarda se avete una cover band di gruppi degli anni 70, quindi che hanno proprio il tipico fuzz, ma anche se volete una distorsione un po' diversa nei vostri assoli. Quindi io non saprei cosa dirvi se non vi raccomando almeno di provarlo, perché è veramente un ottimo pedale, facilissimo da usare, solo 3 knob. Viaggia con le batterie 9 volte e boh, direi che abbiamo detto tutto e anche per questa settimana direi che la puntata di In Breve termina qui. Quindi aspettatevi il video, quello normale, quello dove ci sono sempre le stronzate all'inizio, per il martedì o il mercoledì. Quindi ragazzi, state all'occhio e ci vediamo la prossima settimana.